La sicurezza sul lavoro nelle costruzioni è stato il tema centrale dell'incontro che si è tenuto nella sede dell'ACEN, l'Associazione Costruttori Edili Napoletani. Il focus organizzato dalla direzione regionale INAIL Campania insieme ad ACEN e Associazione Italiana Formatori e Operatori per la Sicurezza sul Lavoro è partito dall'analisi dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali in edilizia negli ultimi 5 anni per esaminare le maggiori criticità riscontrate dagli addetti ai lavori e dagli organi di prevenzione, controllo e consulenza e fornire utili strumenti per realizzare il lavoro edile in sicurezza. Ascoltiamo ai nostri microfoni Federica Brancaccio, presidente ACEN. Noi abbiamo 17.000 imprese iscritte in Camera di Commercio col codice edile e ne abbiamo solo 3.600 attive in cassa edile, il che significa che di 17.000 imprese edili solo 3.600 applicano correttamente il contratto. Nel corso dei lavori sono stati esaminati gli effetti del decreto legislativo 81 del 2008 che unitamente alle leggi successive è divenuto un riferimento assoluto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non solo per il comparto delle costruzioni. Daniele Leone, direttore regionale INAIL Campania. I dati che forniamo oggi sono fermi al 2017, forniamo agli ultimi 5 anni, quindi dal 2012 al 2017. Nel 2018 abbiamo comunque i dati, ma non sono ufficiali perché comunque devono essere consolidati. Proprio nel ramo delle costruzioni nel 2018 segna una tendenza positiva, c'è una diminuzione delle denunce di infortunio rispetto agli altri settori che complessivamente hanno denunciato un aumento. Proprio quello che oggi metteremo in evidenza, il lavoro in rete, il lavoro proprio di collaborazione con le istituzioni, consente di raggiungere risultati più che positivi.